Salve a tutti signori, vi informo che questi video trattano gioco d'azzardo con premi in denaro, quindi si rivolgono unicamente a un pubblico maggiorenne. Se non sei maggiorenne ti chiedo di chiudere il video adesso. Questi video mostrano alcune nostre giocate fatte nella nostra quotidianità che possono andare bene o male. Vi ricordo, anche nel caso in cui vincessimo nel video che state per vedere, che al gioco è più facile perdere che vincere, cioè il motore di pagamento dei giochi di casino è concepito per restituire alla lunga un importo inferiore a quello giocato. Quindi, se nella singola partita può capitare di vincere, alla lunga è praticamente impossibile. I nostri video non vogliono esortare nessuno a giocare, consigliamo soltanto siti con regolare licenza, se vi interessa sapere siti legali dove si può giocare. Detto questo, buon divertimento e vi ricordo che il gioco è vietato ai minori di anni 18, può causare dipendenza patologica, giocate sempre responsabilmente. Se vi manca autocontrollo vi sconsiglio di giocare e vi consiglio di divertirvi solo con i nostri video in maniera completamente gratuita. Buon divertimento, c'è! Dicembre di fuoco è... strepito e furia! Sofferenza e dolore! È il mese di J-Ri, tanti auguri a me! Sfrenate feste di compleanno! Ah, questa vita di sfarzi! Giocate pazze e esultanze più pazze! Ecco alcuni esempi! No, quest'anno no. Quest'anno solo giocate pazze, niente esultanze. Sarà un dicembre di fuocherello. Dicembre di fuocherello. Enfasi no, giocate pazze, sì. Lo sapevo che andava a finire così. Un mese silenzioso. Ve lo dico adesso e non ve lo dico più, niente enfasi, l'enfasi in preghiera, pregate in silenzio. Bentornati signori a questo nuovo video. Oggi mi hanno lasciato da sulla mea a sbrigare la pratica, qua purtroppo nei ritagli di tempo cerco di fare qualche partita da registrare e tra parentesi ho letto un po' di commenti ultimamente, diversi commenti. E anche Moreno mi ha indirizzato su una slot in particolare che io non vorrei giocare perché Playtech, però quello che chiedete voi, per noi è legge, lo sapete. Si chiama la Walking Dead... Walking Dead 2! Tratta dall'omonima serie, purtroppo, come vi ho detto, è Playtech, che è la cosa che non mi piace, dico di sta macchinetta come prima cosa. Poi in genere tutte le macchinette tratte da film o da serie fanno sempre schifo, quindi non parto con ottime aspettative. Andiamo a vedere che combiniamo. Allora, si sente la macchinetta? Sì. Ok. Quindi The Walking Dead tratta dalla serie, come ho già detto. E io ho visto le prime serie, le prime stagioni, non le ultime. Cioè, l'ho intravista, così mi ricordo. Vabbè, sempre le solite storie di zombie contro uomini buoni, uomini cattivi. C'è sta Nicola che si era risvegliato. Eccolo qua. Questo, come si chiamava? Darryl. Non mi ricordo benissimo, comunque. Poi le ultime non ho avuto più il tempo di vederle, purtroppo. Abbiamo gli scatter qua, Razzwomb, con moltiplicatori 2, 3, 5 per... Questo qua attivano le partite gratis, va bene, vediamo un po' le RTP e poi cercheremo di scoprirlo strada facendo, ovviamente. Allora, le RTP qua c'ha varie funzioni in base al personaggio che prendiamo, il gettone c'è pure, vabbè, quindi come le Playtech hanno diverse funzioni in genere, 25 linee,
da sinistra a destra paga, però non dice ovviamente l'RTP, che lo dobbiamo andare a vedere cliccando da un'altra parte, forse qua, non so perché dividono le regole così le macchinette. 95,78 il minimo RTP, mentre il massimo è 95,84. Avranno fatto diversi cicli di test, il minimo risultato è stato questo, il massimo sarà stato questo su milioni di partite. Ovviamente è un RTP abbastanza alto, signori, perché quasi 96%, insomma non è male. Comunque andiamo a vedere che combiniamo. Il bet va da 5 centesimi addirittura fino a 500, queste che hanno un range di bet altissimi. La schiaffa bet 25, nonostante una playtech che mi fa paura. Abbiamo l'autoplay, tra parentesi è cambiata pure l'interfaccia, non me la ricordavo per niente così. Dei progressi li fanno ogni tanto. Sulla grafica invece questa volta direi di no. Non abbiamo mai visto la Walking Dead 1, signori, nonostante le avete chieste più volte. Ma come cazzo paga questa macchinetta? Guarda, paga un tris e ci sposta i simboli e ripetiamo ancora. Vabbè, non è male, questo colpo non è andato male fino adesso. Fa la render da Terry, 210 euro, poi se ne frappone un altro di rullo, ci mette le QIK, continua a pagare, stiamo a 220 fino a mo', 225, questo è il totale direttamente, 235, signor, si smuove la macchinetta, è finita qua, 235 questo colpo, quindi 10 per praticamente, è pur vero che abbiamo fatto tutti questi colpi, anche un falare intero per prendere 10 per, quindi abbastanza scarsi i punti sembrerebbe. Tre furgoni, qua ci attiviamo il bonus. Ah, ogni pagamento succede questa cosa, quindi questa funzione che appare un rullo diverso e si respinna, cioè in ogni pagamento sembrerebbe. Torniamo al nostro budget di partenza, purtroppo. Voi sapete bene che rapporto abbiamo noi con le Playtech, eh? Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Vediamo se prendiamo un altro 10, l'unica cosa che ci può pagare, no. Quindi finché prendiamo punti che ci pagano andiamo avanti. Quando invece poi la macchinetta non paga più, ci fermiamo. Diversa dalle altre. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti in basso. Ovviamente, come sempre, diteci la vostra, che noi siamo qua per sentire e per elaborare i vostri pareri. Bah, diversa dalle altre, quindi questa funzione è un po' insolita, fino ad ora. Non l'abbiamo vista in altre macchinette che io mi ricordi. No, un po' nella Lava Gold, se ve la ricordate, che ci ha fatto pure ridere, un po' c'era una funzione simile, ma non proprio simile. Però c'era un respin che andava avanti. Tra parentesi, io non ho visto se gli spin successivi noi li paghiamo oppure no. Vediamo, 7,40. No, è gratis quindi il respin, no? Sembrerebbe di sì, sì, ok. C'ha senso, perché con punti così bassi almeno non paghiamo tutti i respin ogni volta. Potrebbe avere senso. Questo qua è il problema però, che abbiamo visto falare interi, pagano pochissimo. È la cosa che mi spaventa. Vabbè, anche il simbolo tra quelli più alti, cioè i chiocchieri, è quello più pezzotto, però vediamo che succede. Qua intanto stiamo scendendo purtroppo alle Playtech. Non è rara questa cosa che si vada subito a picco, eh. Abbiamo pure questi jackpot qua, signori, che non sono veri jackpot progressivi, come vedete, ma aumentano in base al bet. Cioè non sono veri jackpot, è una vincita questa di 1000 per. Questo è il fatto. Ho preso 200 per, 50 per. Ma insomma, abbastanza bassi. Questo no, ovviamente, 1000 per comincia a essere interessante, però sarà quasi impossibile da prendere, salvera zoom. Fateci sapere che ne pensate, vi ricordo, supportate il video, il canale, iscrivetevi al canale che dobbiamo tornare a 100.000 iscritti, cioè ci dobbiamo finire di arrivare in realtà. Lasciate 30.000 like per supportare il video, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social in descrizione del video. Qua intanto c'è Stemma Funna, la prima 1000, GT,
simboli buoni non ne abbiamo presi mai. Sti furgoni, massimo uno ne abbiamo presi. Già due insieme è impossibile vederli. Qua andiamo avanti con sti respin, che però a 10 euro la volta non andiamo da nessuna parte. Niente. Sta questo wild, che è interessante. Vediamo come si comporta col wild. Ah no, se ne va dopo. Quindi vabbè, Q e 10 li può mettere. Questo se ne va ancora dopo, quindi ormai non lo prendiamo più. Non l'ho mai visto apparire però durante un respin il wild. Qua, fa l'aria intera di Q. Ma picciate! Quindi i rulli paganti rimangono, sembra. Ma no, perché a volte si apre pure in mezzo. Non si capisce con che logica si aprano i rulli. Quindi finalmente, dopo tanto, tante richieste che avete fatto, finalmente vi abbiamo portato la Walking Dead 2, vedete? Poi abbiamo finito, purtroppo dobbiamo fare così. Chiudi, li apri, porco Giuda. Ovviamente noi variamo sempre un po', signori, cerchiamo di portarvi macchinette di vari provider, quindi non sempre gli stessi. In tal caso ci tocca provare anche le Playtech, che comunque a qualcuno piacciono perché ce le chiedete. Ovviamente io vi ricordo sempre che al gioco si perde, in base a qualsiasi provider si perde sempre. Quindi non vi consiglio di giocare come sempre, vi consiglio soltanto di guardare noi senza imitarci. Proprio a chi fosse interessato a conoscere dei siti legali, perché ci mandate ogni tanto dei commenti in cui ce lo chiedete, c'è una comparazione che trovate in descrizione, solo a scopo informativo, ma io vi consiglio di non giocare comunque. È soltanto un'informazione su come riconoscere siti legali, perché ce li chiedete spesso. Attenzione, è arrivato l'ughioiere qua, fa l'aria interi. E mo' un 10 ci serve e non ce l'abbiamo, ovviamente. Guardate però che grafica balorda che c'ha sta macchinetta, signori, perché la Playtech ha fatto macchinette belle graficamente. Questa mi sembra molto a risparmio come grafica. Cioè, guardate i dettagli, sono proprio molto bassi di qualità. Addirittura quello zombie là, tutto pixelato. Non si riconosceva mai che cazzo era. E quello è basculo. Fa la ripe. No, così. Oh, stucchiogliere c'è sempre almeno. Un altro. Schemi fissi Playtech ci paga solo questo come singolo. E metti la donna, qua la bambina. Sto cazzo da furgone. Tutto sgarrupato. Asciuto Emidius. Guarda, tutto pixelloso. Qua può mettere diverse cose, non penso che andrà a vuoto questo tiro. Infatti c'è, lui rimane, anche qua può mettere diverse cose, qualcosa c'è. Molto scarso, però devo dire, solo il 10 ci salva e non c'è più. 65 euro tutto sto casino. Perciò non ci piacciono ste macchinette, signori. Purtroppo. E basta, sempre a lamentarvi. Nei dettagli si perdono. Ma guarda un po', questi dettagli sono che non vi paga, eh. Dovremmo avere diversi tipi di bonus, ma il problema è che qua se si pigliano i furgoni non ne vediamo nemmeno uno. Sì, fiducioso. Tre mana the wild, peccato che non escono tre medius, che qua erano belli sul dargli. E no, qua il rullo iniziale, qualche falare intero c'è, però mo buttiamo via le mani qua. Affanculo. Già se riusciamo a galleggiare sui 1000, questa non la paga mai, questo è uno schema fisso, signori. Femmina, femmina, vuoto. E anche questa, la stessa cosa. Non le paga mai. Solo sto chioglie le paga. E chi li fa tutti questi schemi fissi? Ancelotti? Premi i rulli per fermarli in anticipo. Non funziona. Qualcosa c'è, continuo così. Bloccando tutte le cose. 120, 130, ancora. Sta bene. Ma questo lo mette spesso. Simbolo di quelli che sapete, più questo che le cusi prendere. 180, vabbè, torniamo a 1000 di questa sessione. Vi ricordo stiamo perdendo già 1000 euro, eh. Perché avesse skippato il video, che è una brutta abitudine. E Jay si incazza quando voi skippate i video, signori. Chi skippa va all'inferno. Ok, vediamo se mette studio. Ah, bello Emidius. Ogni tanto esce Emidius, così. Non capisco con che logica. Vai, questo ce lo mette sicuro.
Stavolta no. A piccia da loro, vaffanculo. Aia, la vedo male adesso. Guardate, non mette una donna, signori! Le donne non vengono perché pensano che con te ci sta Basculo. Se sapessero che Basculo non c'è, arriverebbero. È finito. Sono simboli impossibili da prendere, vedete? Schemi fissi anche qua ci sono. Comunque le playtex sono cambiate rispetto alle prime. Le prime non erano così schemi fissi che io mi ricordi. Parlo delle prime, sia quelle Marvel, tipo la Spider-Man. Oddio, la Ghost Rider pure era abbastanza schemi fissi, eh. Il bonus pagava sempre uguale, la stessa cifra. Il bonus, quello che si doveva andare a prendere i fantasmi sulla motocicletta. Poi hanno fatto le Age of Gods, altri tipi di macchinette che... A me non dispiacevano troppo, a dire la verità. Sempre i soliti difetti delle Playtech ce li avevano, sì. Però vedevi cose più o meno diverse, nemmeno troppo. Perché la Age of Gods, i Furiosi 4, mi pare, eh? I Furiosi 4 aveva un bonus che non finiva mai fino a che non prendevi il simbolo che ti faceva perdere. Però quel simbolo usciva più o meno sempre con gli stessi tiri. Nemmeno tanto con la vincita fatta. Guardate, schemi fissi, non paga mai! Perché poi deve anche fare il respin, quindi là è pericoloso che paga. Specie se sono schemi fissi. Si presume che ci sia qualche schema che faccia pagare sta macchinetta. Intanto qua stia... Oh! Signor Miracolo! Attenzione, vediamo se arrivano altre. No. È finita qua, 30 euro, uno per! Schemi fissi, questa non la paga mai. Eppure Nicola non lo paga mai fino adesso. Manco un tris abbiamo preso. Yeah, ma bello sta porcaria del cu. Emidius, attenzione! Ha pagato pure lei finalmente 100 euro. Sono emozionato, signori! E ovviamente finisce pure questa qua. L'immortacci sua, eh. E di chi non glielo dice? E qua se buttiamo i furgoni fuori, e soprattutto col respin possono calare anche i furgoni? Domanda. Risposta, beh, ovviamente. Te la ripropongo, con i respin possono calare anche i coglioni? Risposta, sì. Zero. Mi sa che qua ci tocca mettere un attimo il fulmine quasi. Attenzione! Emidius! Prendi il furgone! C'è! E finalmente iniziamo a vedere qualcosa. Sta porcaria. Parte il furgone, signore. Si missa la benzina, che non si trova. Allora, Emidius appeso all'albero, ne casca uno qualsiasi che ci dà questo bonus. Sticky Wild. Se un simbolo wild si ferma sui rulli, mi rimane bloccato per le restanti partite gratis. Sembrerebbe buona come cosa, no? Le mani di Emidius rimangono. Andiamo a vedere che prendiamo. Poi quante partite abbiamo? Non lo dice. Ah, 10. È partita da sola. Allora dobbiamo sperare di prendere subito tante mani di Emidius, signori. Quindi qua ogni... Magari altri 10 tiri. E te lo posso scordare. Però 2 ce ne danno. No, nel silenzio più totale, 2. Vabbè. Due tiri che abbiamo fatto a vuoto, questi qua stanno incazzati, sti zombie. Una macchina sola non ci dà niente, purtroppo. Questo è probabile anche che vada a zero questo bonus, signori. Cioè, il bonus in generale alle plate. Succedono queste cose. Perciò ci fanno schifo. Attenzione, finalmente le mani si bloccano. Col sangue. Si bloccano. La conosco quella sensazione. Era capitata anche a qualcun altro. Mani bucate, giocate sfortunate. Però qua non c'è il respin, vedete? O c'è il respin? No, abbiamo... Ah, meno male, abbiamo due tiri in più. Non ci sta pagando un cazzo comunque, ovviamente. Due tiri in più, gli zombie qua che si incazzano. Ma sono cugini di Basculo? Però abbiamo fatto 45 euro fino adesso, vedete? Due per abbiamo fatto in questo bonus. Con 14 giri, cazzo! È un po' di falare in derietaceli! Playtech di merda! Vai, vai!
Ultimo tiro, è finito! €50 Un prezzo onesto da tangenziale, capisci a me? Signore, questa è una macchinetta che fa paura. Non per gli zombie, perché è una merda, cazzo! Due per! Abbiamo recuperato due spigne, signore, a Bet 25. Allora, questo è il motivo per cui noi ci lamentiamo sempre delle Playtech. Ditemi adesso che io non ho ragione, fatemelo sentire. Non hai ragione. Non lo sta dicendo nessuno, giustamente. Bugiardo. Vedete, quando noi diciamo le cose, io specialmente, perché vorrei una volta si sbaglia, c'è un motivo logico alla base di questa presunzione. E io, come gli avevo detto, questo bonus potrebbe pagare anche zero, ma perché io devo sapere tutto in anticipo? Zero, vabbè, 2,0 più o meno. Cioè, non è la prima volta che ci succede, perciò lo sappiamo molto bene. I bonus al Playtech fanno veramente schifo, signore. Si dice che possono pagare anche bene, io non ho la certezza di questo perché non ci abbiamo mai vinto bene. Però in molti ci avete scritto, per esempio, che avete fatto delle vincite. Noi fino adesso non ci è capitato mai. Vediamo, perché andiamo avanti in questa partita. Potremmo anche riprenderlo e prendere un bonus migliore come adesso, per esempio. Emidius! Guarda, stava là in coppa, li mortacci tu, Emi. Zetto tu. Vedete, signori, perché mi scoraggio subito, no? Ormai abbiamo preso pure un bonus, abbiamo perso €1,500. Il bonus ci ha dato 2 per. Io come posso rimanere ottimista e pensare di poter recuperare €1,500? Certo, a Bet 25 un colpo anche bassissimo, diciamo un 100 per banalissimo, ce li farebbe recuperare. Il problema è: lo prenderemo o no? Questo è il problema. Attenzione, forse la risposta sarà sì a questa domanda. Il furgone riparte, vediamo quale goccia di Emidius cade questa volta. Il blu, sì, abbiamo un bonus diverso, Walking Wilds, giustamente. Se si ferma interamente sui rulli, quello è Emidius gigante, lo zombie, vengono attivati i respini. In ogni respino il simbolo Wild Walker si sposta di una posizione a sinistra fino a quando non esce. Quindi la cosa migliore è prenderlo sul rullo 5, signori. Sarebbe l'ideale. Vediamo un po'. Ovviamente due furgoni anche qua ci danno due respini. Eccolo qua, per l'appunto. Vediamo se ne prendiamo anche Tare. La risposta è no! Due spin sempre. Zombie dietro. 3 qua, quindi cambia. In base al tipo di bonus cambierà anche i giri che ci dà. Ha senso come cosa. E però c'ha da dai Emidius, mo. Io già lo so che ce lo darà o qua, signore, giusto per farci contenti. Ah, ce l'ha dato qua, ottimo. Almeno facciamo qualche respin in più. Che il respin non si conta in queste giocate qua. Sembra basculo quando nei video con Moreno si imbambola per minuti interi. Se ne va, guardate pure l'animazione per spostare il rullo. Non esiste come animazione, cioè non c'è. Si sposta proprio così, trasla. E la Playtech sta facendo passi indietro, devo dire la verità, eh. Cioè le cose buone anche le dico, cioè che la grafica è sempre stata a livelli alti. Stanno facendo dei passi indietro, signori, anche su questo. Bene, il furgone c'è, 3 giri recuperati, mai 4. Io non ho capito Emidius da dove viene fuori, perché, vedete, bello e buono viene fuori così. Riusciremo a prendere dei pagamenti qui? Devi chiedere a San Pistole. Wild, qua prendiamo un po' di tris, però... €70, stiamo a 170, pure qua stiamo facendo schifo. La cosa ideale, sapete qual è? Prendere più di un Emidius, perché in questo modo diventano molti di più i tris paganti, specialmente in questa situazione qua, in questi rulli. Che è successo? 3 partite aggiuntive, forse i furgoni presi prima non ce l'avevano ancora contate le partite gratis, non saprei. E comunque questi 3 giri ce li facciamo a vuoto, rigorosamente. Rig! Shoot Emidius.
Sempre a rullo 4 lo sta a mettere, però. Proprio perché non è di nessun aiuto, signori! Finalmente si vede un banner grande vince. $3.65, vabbè, la chiama grande vincita perché è più di 10 per, ma a noi ci serve un 100 per, come abbiamo detto prima. E dacci un altro Midius, almeno fanno la trafila a due. Non lo so se è possibile però prenderne più di uno, eh. Io devo capire come mai Midius a volte appare su un rullo. Vedete qua, per esempio, non è uscito niente di particolare, ma è venuto fuori lo stesso. Si è zombificato. Prima ci ha dato un bel po' di quadris, eppure 300 euro sono pochi. Stugioglier qua. Stiamo a 650 euro totale, signore. Non è una vincita eccezionale per il bet che stiamo usando di 25, eh. Anzi, fa piuttosto schifo, direi. Dobbiamo prendere un altro Emilius subito. O altri furgoni, grazie. E non ci rimette mai più di due, eh. Tre giocate gratis, siamo a bene. Facciamo subito qua. Tutto questo tempo per premere un tasto. Emidius. Ah, qua era buono Emidius con tutte ste mani. Vai con Emidius. L'ha messo qua. Non c'è nessun falare intero, però vediamo se prendiamo qualcosa adesso con i respin. No, non prenderai niente perché gli zombie si sono sottratti al mio regno, alla morte. Dunque io non ti faccio vincere. No, finita qua. Ultimi tre giri rimasti, signori, stiamo a 7.35. Quindi lontani dal recupero che io avevo sperato. E infatti è finita qua. 735, io avevo chiesto un 100 per 2.500 euro. No, non si può. Un 30 per, se vuoi. Recuperiamo questa sessione solamente. Io metto anche il turbo qua, visto che è abbastanza lenta a girare sta macchinetta, e vediamo se le cose vanno meglio così. Questa qua l'ha ripagata. È la seconda volta nella partita che paga lei. Falare interi? No. Paga lei? Ma quella è una tirchia che non ti dico, eh. Quindi abbiamo visto due bonus. Tra i due non saprei dire qual è il migliore, perché questo ci ha pagato un po' di più, però io non ho intravisto grandi potenzialità, a dire la verità. Cioè, in realtà le avrebbe mettendo più Emilius, però non è successo. Pur l'animazione delle mani. Attenzione, vediamo il respin per mettere il furgone. No! Ma il furgone non lo mette mai con questi respin, comunque, da come ho notato, eh. E dai, a ridarcelo subito, che hai fatto schifo due volte. Ma picciate proprio. Quindi tra quello di prima che bloccava i wild, pure quello avrebbe senso in realtà, però purtroppo non ce li ha bloccati, ce ne ha bloccati due che non servono a niente. Se ne prendiamo già 5, 6, 7, dovrebbe essere onesta la giocata. Si possono fare falare interi e altro. Però con The Wild, signori, dove andiamo? Non ci presentiamo da nessuna parte. Comunque questa la sta pagando molto di più. Si è convinta la macchinetta a utilizzarla. Ha detto, ma sotto sotto anche questo è un simbolo. Qualcuno ha perso tempo a disegnarlo, quindi diamolo ogni tanto. Vi ricordo pure sul mio sito internet, potete giocare gratis tutte le slot che volete. Lo trovate scritto qua in maglia impressione. Temporaneamente ha cambiato nome, però dovrebbe ritornare su questo nome qui, ma in descrizione del video lo trovate comunque. Trovate tutte le slot gratis, le potete giocare in demo, senza registrazioni, senza scaricare niente, in maniera totalmente gratuita. E fateci sapere un commento dicendoci che ne pensate di codesta. La Walking Dead 2. Stiamo scendendo di nuovo, eravamo risaliti a 1000 di questa seconda sessione, però se ne sta pentendo la macchinetta. Sta facendo il suo lavoro, che è quello di mangiare soldi. E tu il tuo, che è quello di fare il pollo.
3Q. E qua abbiamo soltanto una possibilità. C'è comunque Emidius, c'è a priori. Questo è interessante già. Speriamo che continui. Adesso con Donna Q J. Questo sta per finire qua. Siamo arrivati ai 225 canonici, che è più o meno l'importo che ci ha pagato pure gli altri tir così. Schemi fissi di nuovo. Codice, premi i rulli per fermarli in anticipo, ma in realtà no, non è molto più veloce. Ah, ecco, così sì. E ci tocca cambiarla, mo signore, di nuovo. Dai, dai! All'ultimo tiro, vai! Ma picciate! Sta porcheria! E vabbè, la chiudo allora, signori. Riapro, anzi. Vediamo la terza come andrà. Due bonus presi, pagati una merda. 7,50 e 50. Due pecore già pagato. Super stack, moltiplicatore. Non vedo il jackpot qua, eh. Forse potrebbe essere questa, il bonus del gettone. Potrebbe essere quella del jackpot, oppure non c'entra niente, come abbiamo detto. Allora, come si fa per velocizzare la cosa? Così. Proviamo ad andare un po' più veloci. Vediamo se otteniamo sto bonus. Emidius c'è. Il chioghiero c'è. Finita qua. Cioè, vedete, anche in una nuova sessione di zecca è difficile salire rispetto ai 1000 di partenza. Fammi mettere pure il turbo qua. Ma vaffanculo! Sto io ieri di Emidius che vomita. Quando escono due furgoni si mette paura che gli passa in testa, ecco. Ma si cominciano pure a togliere i furgoni, signori, siamo spacciati. Ma un... Oh, attenzione, due Emidius, signori. Attenzione qua, mo ovviamente questi se ne andranno e non ci pagherà più niente. Invece sì, non farà rinteri purtroppo. No! 4,50 però. Almeno qua superiamo i 1000 di partenza, signori. Clamoroso! Colpo di scena! 4,50 mi sa il colpo più alto che ci ha dato fuori dal bonus, sì. Che nel bonus ci ha dato 7,50, che è un po' più alto. A bet 25, vi ripeto. Vediamo se prendiamo altri furgoni. I furgoni non escono quando fa sta funzione. Ci avete fatto caso? Non escono mai nel rullo che arriva dopo. Non sono presenti proprio come simboli. Asso c'è. Asso c'è, anche 10. Però sempre i soliti punti. Questa è la 100, 150, 200 massimo. E finisce il colpo. Vai. Eccola, 150. Risaliamo. È ora, mo. Stai a far schifo, te lo devo dire. Ma picciata proprio. Vediamo qua, ma abbiamo detto che il furgone non arriva. Nemmeno fa l'animazione, vedete? Quindi penso che già ci dà per morti la macchinetta. Per drawing dead, no walking dead. Io vorrei vedere almeno un altro tipo di bonus qua, vaffanculo. Emidius c'è. Due Emidius, allora abbiamo capito che esistono e qualche vincita buona si può fare con due o più Emidius, soprattutto con più. Probabilmente. Allora, alziamola un po' questi ultimi tiri finali, che vorrei vedere un altro bonus, se c'è, però c'è 50 sopra, per l'amore di Dio. C'è da 25 a 50, è un po' estremo, signore, vabbè. Facciamoci qualche tiro così per vedere se riusciamo a prendere qualche bonus così, ma
Penso che ci fidiamo solo di spetacciare. Perché tanto abbiamo visto colpi alti, cioè da 100 per in su, non è per niente facile farli, eh. Ovviamente io ci spero sempre, perché non sarà impossibile, sarà anche possibile, però abbiamo visto che non escono proprio. Questi punti di merda qua fanno solo perdere tempo, tanto dobbiamo riavviare comunque. Ultimi due tiri, ultimo tiro. Ma picciate proprio, sta porcheria. 3.000 euro di GT, signori. Proviamo con questi altri, se andrà meglio. Vorrei prendere un altro bonus, magari a 50. Ma che bel colpo, insomma. 140 non è un bel colpo. Manco 180. Qua, falare intero, sì. Arriviamo a 330, quindi 150 euro. Era 180, pare di sì. Attiviamo il turbo pur che ci dà una mano, anche se ci dà una mano a perdere prima, perché i furgoni non arrivano, non si vedono proprio di strada. Dobbiamo vedere dal GPS a che punto stanno. Addirittura uno sopra l'altro ne ha messi. Porco Giuda! Sta merda di macchinetta, signore! Fa schifo! Vabbè, un po' tutte le Playtex o così. Mo, se voi seguite il canale da tempo, negli anni, saprete che non ci sono mai piaciute le Playtex. Ogni tanto le proviamo, un po' per masochismo. Un po' perché ce le chiedete voi di giocarci, quindi abbiamo già perso le nostre speranze da prima, come ovviamente si dovrebbe fare. Qualsiasi giocatore responsabile deve mettere in conto di buttare i soldi quando si decide a giocare. Perciò noi ve lo sconsigliamo. Certo, la speranza è sempre, ma guarda, questa volta forse ci andrà un po' meglio, essendo una Playtech, c'è sempre andata male. E invece ci continua ad andare male. A Moreno gli è andata bene, alla book, non mi ricordo qual era quella book della Playtech là, che misteriosamente è riuscita a vincere. Se no, questa è la normalità di come ho visto io più spesso. Non dà un colpo da 10 per anche in questi respin, signore. Un colpo da 500 euro a 150, noi non lo prendiamo. 190, ci possiamo fermare sui 200. Te, massimo 230 proprio. Le mani di Emidius manco ce le paga più. All'inizio si prendevano più spesso, sti furgoni uscivano un paio di volte, ci sono usciti. Tutto morto. Tutto morto qua alla Walking Dead. E su 4 GT facciamoci quest'ultima e basta, li mortacci sua. E sono 5.000 GT con questi. E non ci ha fatto vedere un bonus, l'ultimo bonus, niente. Tiriamo pure l'autoplay, eh. Ma fai quello che non mi va di cliccare. E questo è, cioè, io vorrei capire come paga la macchinetta, perché a parte i jackpot che vi devono uscire, ma il resto ci sarà forse qualche bonus meglio di questi che abbiamo preso noi. Fa sempre i soliti schemi fissi. Due furgoni. Falari interi? Ci sta. Non paga un cazzo comunque, pure i falari interi. Poi qua si ferma arrivata a sto punto. Quando ve ne paga 2-3 è finita. Dai, tre furgoni sul finale, eh? Li mortacci tua.
Tanto poi c'è da 2 per ci da 100 euro se ce li danno. I Midius, cioè, da quanto tempo non si vedeva? Che emozione, signori! 890 euro! Peccato, guarda. Ci speravo un po' che continuasse ancora, perché era un altro falare di Q. E invece, ma dacci 3 furgoni, li mortacci tua. Chi non ci serve? Era furgone, quello che ti frega. E poi se ce la metto, non ce la metto. Tieni tutte e quattro le gomme sgonfie. Poi se ne mettesse più di 3, i giri sarebbero uguali, probabilmente. Guarda che schifo. Poi specialmente con sto respin che non può mai uscire il terzo. Ma mito stu chioglier, almeno che ha che palare intero, niente, oh. Affanculo. €150 falare intero, no, nemmeno, zero. Ma porca puttana, mo mi incazzo. Ma vada, fa incazzare appena ho finito la partita, mi devo incazzare. Playtech, signore. Mo i Midius support Wild appresso ci pagherà qualcosa. Studioiere non ce l'ha pagato una volta fino a mo', è anche il simbolo massimo, tanto massimo che ci paga, 100 euro comunque, se lo prendiamo il Tris. Una macchinetta molto poco amichevole, signore. Però mi fa perdere la pazienza, dopo un po' non mi va più di giocarci. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, vi ripeto. Vogliamo sempre sentire la vostra, anche perché in molti ce l'avete consigliata e io sinceramente non riesco a immaginare il motivo, se non quello di vedere un video dove bestemmiamo. Che forse vi fa divertire, per quello consigliate sti giochi. Perché sinceramente di potenzialità io non ne ho visto con un bonus pagato 2 per. Però e porca puttana, noi ne abbiamo avuti di tentativi, però. E non me lo dai una volta, fai schifo, eh. E vabbè, può succedere pure questo, ovviamente, è sempre buono metterlo in conto da prima. Può succedere questo, giocare diversi soldi senza prendere un bonus. Senza prendere un bonus. Sei, cazzo! E finalmente l'abbiamo preso, farà schifo che farà schifo, però almeno lo vediamo. Vaffanculo sta merda, oh. Vediamo che, quale sarà il predestinato. Questo qual era? Partite gratis con moltiplicatore. Ogni simbolo Wild Walker impilato compare con un moltiplicatore, quindi Emidius. Oh, ah no, la mano. La mano compare con un moltiplicatore, sempre se la prendiamo una mano. Vediamo che succede, signori. Non sono per niente fiducioso, nonostante il bet 50. Ma per niente fiducioso. Se voi mi chiedeste, guarda, pagherà o no secondo te? Io direi assolutamente no. Spero di essere smentito, ma purtroppo conoscendole, signori, non credo. Fino adesso le mani manco una si è vista. Vi faccio presente. Qua almeno teniamo i respin, però, come nel gioco base. Emidius c'ha il 2 per, non le mani. Quindi è il nostro caro Emidius che ce l'ha. Però si leva al tiro di dopo, quindi non ci serve a niente. Vediamo se riattiviamo pure qua con due furgoni. La mano infatti non ha moltiplicatore, solo Emidius intero ce l'ha. Invece no. Signori, 190 euro, 4 per. Sapete che cosa faccio io adesso? Questi ultimi tiri non me li faccio. Esco con 550 e la mandiamo a fanculo sta merda. Vaffanculo.
Fateci sapere che ne pensate nei commenti, signori. Vi ricordo appunto, voi guardate noi che giochiamo per divertirvi, intrattenervi, senza che spendete mai una lira, che è la cosa migliore. Il gioco che vi date in ordine anni 18 può causare dipendenza patologica. Giocate responsabilmente, per l'appunto, meglio se non giocate proprio. Ma se decidete di farlo, trovate in descrizione una comparazione di siti legali, anche se noi vi sconsigliamo di giocare. Lasciateci 30.000 like per supportare il video e il canale, iscrivetevi eccetera eccetera, e noi ci aggiorniamo come sempre al prossimo video. Ciao!